Siete collegati con lo stadio Marazzi per la partita tra Sampdoria e la Nerossi Vicenza. La formazione doriana dunque affronta in casa i vicentini in questa gara, la 15ª giornata di campionato, girone di andata. Battara, Lippi, Spagno, Sabadini, Sabatini, Corni, Salvi, Lodetti, Suarez, Cristine e Francesconi per la Sampdoria. Risponde Vicenza con Pianta, Castano, Carantini, Volpato, Cisco, Santin, Damiani, Scala, Cinisigno, Turchetto e Maraschi. Tutto dunque pronto. Partiti Suarez, Salvi, fermato fallosamente Salvi da Scala, calcio di punizione, lo batte lo stesso Salvi, palla in area verso Francesconi, allontana la difesa di Biancorossi. Suarez, ottima la stagione di Luisito Suarez. Volpato, Damiani, tiene bene palla Damiani che adesso va a toccare centralmente verso Cinisigno che però non ci arriva, quindi Salvi, Suarez, fallo sullo spagnolo, batte Suarez, ex dell'Inter con la quale ha vinto tutto, l'Inter di Lady Herrera, Coppa dei Campioni, Scudetto, Coppa Intercontinentale. Spagno, Lodetti, altro grande giocatore che è arrivato sotto la lanterna. Lodetti che invece ha trovato gloria nel Milan prima di arrivare alla Sampdoria, anche lui vincendo tutto, scudetti, coppe, più trofei rispetto a Suarez, perché Lodetti ha vinto lo scudetto del 67-68, la Coppa Italia sempre di quell'anno, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, prima di trasferirsi appunto qui a Genova. Sabatini, Lodetti, fermato in fallo laterale. Sabatini, Corni, Lippi, Marcello Lippi tocca per Salvi, da questi a Corni, apertura molto bella per Sabadini, quasi omonimo di Sabatini, palla che termina in fallo laterale proprio di poco, e palla che termina sul fondo, rinvio da parte del Vicenza col proprio portiere Pianta. Nello Santin, altro ex giocatore del Milan, Cisco, Santin, lo ferma in tecle Cristine, da questi a Suarez, Francesconi, Francesconi, attenzione, cerca lo spazio per il tiro, poi il suo pallone viene deviato. Non ci sono grandi azioni per il momento in questa gara, attenzione, ci mette il piede Carantini ma era fuori gioco Francesconi. Santin, Lodetti, Sabatini, Damiani, attenzione, palla verso Cinisigno, esce Battara, fa sul pallone, Lodetti, Sabatini, Spagno, disposta bene in campo questo pomeriggio la difesa della Sampdoria, non riescono a passare gli attaccanti vicentini, lancio verso Cristin, Salvi,
la mette dentro, non ci arriva Christine. La Sampdoria non riesce a finalizzare i lanci, i passaggi. Attenzione, Suarez ha trovato lo sfondamento. Cisco verso Maraschi, altro vecchio leone dell'area di rigore. Suarez riesce ad avere la meglio. Attenzione ancora Cisco a disturbare Suarez, poi prova il tiro, ma ormai è troppo in là Suarez con il pallone, palla che inevitabilmente termina sul fondo. Scala, Cisco, ancora Scala, avanza Scala, Maraschi, dentro per Turchetto ma è fuori gioco. Sabatini, colpato, calcio di punizione in favore della Rossi Vicenza. Maraschi di testa lunga verso Cinisigno. Damiani si accentra, attenzione, limite dell'area, prova il tiro, c'è la deviazione, il calcio d'angolo, angolo in favore del Vicenza, alla battuta Scala, palla dentro, allontana Spanio, colpato, chiuso da Lodetti, può ripartire la Sampdoria. Suarez, Francesconi, c'è Christine davanti, preferisce servire Suarez ma è impreciso il suo lancio, quindi può ripartire la Neossi. Francesconi avanza inseguito da Nello Santin, si gira, la mette dentro per Christine, poi ancora palla nell'area vicentina. L'arbitro consulta il cronometro, dovremmo essere arrivati alla fine del primo tempo, difatti l'arbitro fischia. A Genova Sampdoria e la Nerossi Vicenza in questo primo tempo fanno 0-0. E riprendiamo da Genova per questo secondo tempo tra Sampdoria e la Nerossi Vicenza. Ricordiamo, risultato fermo sullo 0-0. Un buon primo tempo da parte della Sampdoria, mentre la Nerossi Vicenza è stato un po' alla finestra a guardare, per quanto quelle pochissime volte che abbia puntato l'area genovese ha messo qualche timore. Bene, pianta al rinvio, Spagno, Sabatini, Lodetti, Corni, ancora Lodetti, avanza Giovannino, Lodetti rinviene su di lui Damiani, quindi ancora la Samp, Spagno, Marcello Lippi, Sabadini, Salvi, palla verso Christine è l'arbitro, però dice che c'è il fuorigioco. Salvi, Christine, Carantini, Castano, Sabatini, sale la Sampdoria adesso con Sabatini, potrebbe essere buona questa azione, Sabatini si accentra, attenzione, entra in area Sabatini, fermato però dalla difesa biancorossa, palla che è sul filo dell'out, attenzione Sabatini ancora, la mette dentro verso Francesconi, colpisce di testa ma in maniera imprecisa, palla che termina fuori, quindi rinvio da parte del portiere di Vicenza Pianta. Cinisigno in ombra oggi, brasiliano Turchetto, anche per Maraschi c'è il fuorigioco. Marcello Lippi a rinvio, palla verso Suarez, Turchetto, calcio di punizione in favore della Vicenza,
Cinisigno la battuta, palla verso il Turchetto. Corni, buona la partita di Corni. Fallo intanto, calcio in posizione in favore della Sampdoria, probabilmente no, viene solo redarguito Damiani. Francesconi, Scala, Damiani, attenzione Damiani, poi alla fine viene fermato da Sabatini, ancora Damiani, Volpato, lo attacca Lodetti, mette in fallo laterale Lodetti, fallo laterale in favore del Vicenza, Damiani prova il cross, Francesconi, sale Francesconi seguito da Santin, attenzione Francesconi in mezzo, c'è un compagno di reparto, non lo vede, c'era libero Cristin, Cinisigno lungo verso Malaschi, fuori gioco, si sono allungate le squadre. Salvi, Sabadini, viene messo a terra fallosamente Sabadini, calcio di punizione in favore della Sampdoria, probabilmente ci sarà il cartellino giallo, no. Suarez la battuta verso Francesconi, gira la palla in rete di testa, ma nulla di fatto, impreciso il suo colpo di testa. Castano, Carantini, Volpato, ancora Carantini, Castano, l'ex juventino tocca lateralmente per Cisco, da questi a Scala, Cinisigno non ci arriva, chiude bene Suarez, Lippi, Salvi, lungo per Cristina, attenzione Cristina in vantaggio, Cristina, c'è il gol! Gol della Sampdoria con Cristin che rompe anche il suo digiuno. Sampdoria dunque in vantaggio con questa azione di contropiede. Cristin ha battuto in velocità il suo marcatore, quindi si è trovato davanti a Pianta e lo ha battuto. Sampdoria 1, Vicenza 0. Rivediamo il gol anche da questa angolazione, è stato Carantini che ha provato a fermare il giocatore Doriano senza peraltro riuscirci, manca ormai poco al termine, poco meno di 12 minuti. Damiani, Lodetti, ottima la sua azione, avanza Lodetti, chiuso da Santin, tacco per Volpato. Sampdoria guadagna un calcio di punizione, la battuta si porta a Lodetti, palla verso Cristin, mette giù di testa per Francesconi, cerca lo spazio, poi tocco per Lodetti, allontana la difesa di Vicenza, c'è un fuori gioco comunque di Francesconi. Cristin, Suarez, Lodetti, passaggio per Francesconi, Francesconi alla fine inciampa sul pallone, Lodetti, Corni, Cinisigno, Damiani, Lodetti gli ruba palla, quindi tocca indietro per Sabatini, lotta con Turchetto Sabatini, poi arriva Corni a supporto del compagno Salvi, calcio di punizione in favore della Sampdoria, manca ormai poco meno di un minuto al termine, Salvi la mette dentro, attenzione Suarez, Cristin, c'è ancora la parata di Pianta e poi il rinvio dei difensori vicentini nel fallo laterale. Riceve Suarez, ormai siamo in recupero, ancora palla in fallo laterale,
Francesconi, dentro per Cristin, palla che viene presa comunque dal portiere, portiere Pianta. Ed è finita a Genova, Sampdoria batte la Nerossi Vicenza 1-0, gol di Cristina. Bruno Pizzo del tutto, linea allo studio. Just a touch of class.